Belotti. Quindi una bellissima finale, densa di atleti, tosta anche dal punto di vista psicologico, visto che la tensione si sente, tanto pubblico, bello gareggiare qua. Le sensazioni non sono buone, perché speravo di riuscire a fare 48-9 almeno con questa situazione in cui mi trovo, giustamente piena di allenamento, piena di fatica, però sono veramente stanco, quindi comunque 49-1 è uno comunque dei miei migliori tempi, non da carico, e francamente carico così in questa maniera non lo sono mai stato, quindi sono molto contento, perché comunque nonostante il punto riesco sempre a dare molto bene durante le gare, dare sempre il 100% senza togliermi qualcosa dalla mia prestazione, quindi avanti così. Adesso manca l'ultimo mese d'avvicinamento e poi saremo a Rio e lì si vedrà quale carte avrò a disposizione. Certo, poi oltretutto dopo l'oro di Londra nell'Europeo, adesso il 7 gol e chiaramente Rio, rivediamo allora il Luca Dotto del 2011 di Shanghai, che è stata diciamo una delle pagine più belle in assoluto della tua carriera. No, assolutamente, il titolo di vice campione del mondo lo tengo come il mio momento migliore, giustamente. Anche quest'anno, adesso a maggio, vincendo l'Europeo, ho aggiunto un'altra bella pagina nella mia carriera, però quello che ripeto in questi giorni che comunque nonostante il titolo così voglio arrivare a Rio tranquillo, senza sentire la pressione, il dovere di fare chissà che risultato, di dover assolutamente prendere la medaglia, sennò potrebbe essere un fallimento, diciamo, tra virgolette, l'Olimpiade. Voglio arrivare lì, dare il 100% e vedere cosa viene. Se verrà la medaglia, bene, se verrà la finale, bene, l'importante è che io sia in grado di dare il 100%. E prima volta uscito dalla vasca dirò, ok, ho dato tutto, gli altri magari sono stati più bravi, o sono stato più bravo io, però è quello a cui tengo, ecco. Oltretutto anche la staffetta, la cosa principale, insomma, avete un tutto più importante con gli altri ragazzi, con Filippo. No, certo, dobbiamo ricordarci che siamo un bronzo mondiale in carica, i numeri ce li abbiamo, il talento pure, i ragazzi sono forti, quest'anno hanno subito un po' un periodo negativo, però sono convinto che ce ne faremo di sicuro a Rio. L'Olimpiade porta comunque un'atmosfera migliore rispetto agli altri campionati, ti dà una carica che altre competizioni non danno, quindi magari qualcuno, anche se non è al 100%, riuscirà a dare quel qualcosa in più che sicuro farà molto bene alla staffetta. Chi ti ha colpito in questi 7 gol in particolare, sia tra gli uomini che tra i ragazzi? Innanzitutto Federica, che ha appena fatto 1,54 nel 200 stile, tempo che l'anno scorso avrebbe stravinto il mondiale, quindi lei come sempre la nostra punta di diamante del nuoto, insieme di sicuro alla coppia di due gemelli del mezzo fondo, Greg e Gabriele soprattutto quest'ultimo sta venendo finalmente fuori, si sta creando un personaggio, un atleta tutto quanto suo, si sta, diciamo, un po' staccando dall'ombra di Gregorio, tra virgolette, in maniera giustamente positiva, non voglio dire nulla, però sono convinto che anche lui nei 400 stile darà veramente gran battaglia al cinese, all'inglese, tutti quanti, quindi saremo di sicuro grandi atleti per qualcosa di grande a Rio. Una domanda extra nuova, domani in Italia-Spagna, il tuo pronostico? Giustamente tipo Italia, spero che vinca l'Italia, spero che veramente rivivano quella che è stata la sconfitta del 4-0 della finale di 4 anni fa, devono pensare a quello, vendicare quello e speriamo di fare più gol possibile, sono quello, di lasciarli con la bocca asciutta. 3-0. Grazie. Grazie Luca. Grazie.